La protesta è partita con un piccolo corteo, tra virgolette, che è partito al suono dell'intervallo con uno striscione. Abbiamo proseguito lungo la passerella, siamo arrivati al campetto che è tra Mamoli e Cagnana, dove abbiamo fatto sedere gli studenti, mettendo gli striscioni ben in vista per spiegare i punti principali. E da lì è partito un dibattito spiegando le motivazioni per cui avevamo fatto questa cosa e cosa avevano da dire gli studenti, quindi chi voleva poteva venire lì e parlare. Gli obiettivi della protesta, come ho già detto, è rivendicare una scuola pubblica, quindi chiedere infrastrutture alla provincia, i nostri fondi, sapere dove sono andati a finire e cosa ne hanno fatto. Creare un rapporto di rispetto tra gli alunni e gli insegnanti, e senza barriere e senza mettere paletti. Ovviamente questo non è andare contro la scuola, ma creare un ambiente migliore all'interno di essa. Ah, vorremmo chiedere anche una struttura in cui poter fare un'assemblea di istituto con tutti gli studenti e non solo con i rappresentanti di classe, e una palestra, visto che dobbiamo muoverci con il pullman per andare a fare 2 ore di ginnastica a Colognola, che è lontanissimo. La nostra scuola sta cadendo a pezzi perché abbiamo le crepe sui muri ridipinte e abbiamo le aule vuote, praticamente alcune inutilizzate, altre invece troppo piccole e quindi in un'aula dove dovrebbero almeno starci 20 persone, ma a malapena ne stanno 12 e hanno dovuto sostituire il vecchio ufficio del vicepreside con un'aula perché mancavano appunto gli spazi. E d'altra parte anche sotto l'aspetto morale perché ormai dire che si va al Cagnana significa essere una scuola di seconda classe, una scuola dove vanno solo le persone che sono state bocciate in altri istituti. E invece no, stiamo rivendicando una scuola che in realtà c'è e vuole farsi sentire. Il preside, innanzitutto, abbiamo avuto l'onore che si è presentato, perché il nostro preside è anche preside del Falcone e essendo spesso al Falcone, al Cagnana, è presente solo di lunedì oppure nelle occasioni speciali. I professori non parlano, io non vedo, non sento, non parlo, in continuazione per qualsiasi cosa.